su tanti argomenti che ti proponevamo, li hai sempre accolti con entusiasmo. Volevo chiederti anche qual è stato il tuo punto di vista, in effetti, in questi 18 anni e in generale se ti sembra che il dibattito pubblico sul tema della spiritualità si sia evoluto anche, diciamo così, in termini di promozione di manifestazione culturale. Ringraziamento ad Antonella Parigi, un ringraziamento anche a lui che sempre mi ha fatto partecipare a questa iniziativa. Non è solo doveroso, ma lo faccio con tutto il cuore, anche perché questa iniziativa è nata in un tempo in cui la spiritualità non aveva ancora avuto quella dilatazione, quella presenza che attualmente dobbiamo riconoscere, c'è attualmente almeno nella nostra società italiana. Spiritualità. Fin dall'inizio era molto chiaro che con questo termine si indicava la vita interiore, la vita interiore degli umani. E questa è una vita che è possibile a tutti, credenti, non credenti, persone che appartengono a religioni o persone che non percorrono vie religiose, perché la spiritualità o la vita interiore appartiene veramente a ogni uomo o ogni donna. Là dove inizia semplicemente, io lo ripeto, un cammino di umanizzazione. Noi nasciamo animali, dobbiamo diventare uomini e donne attraverso il duro mestiere del vivere, il quale richiede assolutamente anche non solo un uomo il quale è faber, lavora, un uomo che si mette in relazione, un uomo che governa il mondo, ma anche un essere umano che si pone le domande: da dove vengo? Dove vado? Che senso ha la vita? Quando queste tre domande, che voi sapete, sono le domande dell'agnosi, ma che a lungo tempo il cristianesimo ha voluto dimenticare perché in qualche misura erano nate in ambiente estraneo a lui, addirittura per lui un ambiente eretico, ma queste tre domande finiscono sempre per emergere in ciascuno di noi e lì inizia la vita spirituale. E la vita spirituale dei greci, ben significata da quella scritta sul frontone del tempio di Delfi: uomo, conosci te stesso. Ma poi costantemente rinnovata, soprattutto all'interno della tradizione spirituale dell'Occidente. Una conoscenza che ha avuto diverse stagioni, a volte è stata una conoscenza essenzialmente psicologica, altre volte è diventata una conoscenza piuttosto teologica, guardando soprattutto al mondo al di là del reale, a Dio, chiamato in diverse maniere dalle diverse spiritualità, ma certamente queste domande vengono fatte. Ora, all'interno, bisogna dirlo, della
nella nostra vicenda di 18 anni o ventennio, il tema della spiritualità si è attestato in maniera molto diversa. Permettetemi di sintetizzare, poi sono ben disponibile a essere più preciso. Innanzitutto, noi in Occidente, e soprattutto, permettetemi di dire in Italia, perché non si possono fare discorsi generali, ci sono dei tempi molto diversi tra noi e anche gli altri paesi del nord Europa, ma diciamo così, nel mondo latino, il primo momento di emergenza di spiritualità è avvenuto alla fine degli anni Sessanta, con quella che veniva chiamata la svolta d'Oriente, molti si ricorderanno. Era il frutto di un insieme di viaggi, di nomadismo, di uomini occidentali, soprattutto nell'estremo Oriente, il fascino dell'induismo, del buddismo e di conseguenza una ricaduta sul tema della meditazione, sul tema della vita interiore, certamente percorso in maniere molto diverse, ma abbiamo avuto allora una vera svolta d'Oriente, una svolta che era giunto a preoccupare anche, se voi volete, l'assetto cristiano, sentendo una concorrenza forte a partire da queste spiritualità. Questa ondata indubbiamente ha avuto un momento di riflusso, ha avuto una diminuzio, nello stesso tempo è diventata forse più seria, meno una spiritualità, diciamo così, di assaggio, ma un percorso, certamente per molto meno persone, ma un percorso che ha trovato comunque persone che la percorrono e di cui anche la presenza tra di noi ne è una testimonianza. In ogni caso, per noi la spiritualità all'interno della tradizione cristiana erano domande a Dio e domande all'uomo, come significativamente portava come sottotitolo questa iniziativa. Si facevano molte domande a Dio, oltre che domande all'uomo. Ecco, sintetizzando, direi che in questi 18 anni le domande a Dio si sono rarefatte. Dio non interessa più come interessava 20 anni fa. Dio è diventato addirittura per i cristiani una parola insufficiente. E dico per i cristiani seri, per i cristiani con una certa, oserei dire, profondità di adesione al cristianesimo. Cristiani che si abbeverano soprattutto delle scritture, dei Vangeli. Dio è insufficiente, non è molto interessante. I cristiani stessi ne parlano poco. Sempre di più il cristianesimo, se ha una centralità, è Gesù Cristo uomo Dio, non più Dio. Ma nello stesso tempo c'è stato tutto un approfondimento invece di domande sull'uomo, che si sono allargate, si sono aggiunte le domande: chi sono gli altri per te? Dov'è tuo fratello? Che senso ha la convivenza? Dove va la polis? E certo, tutto questo è una vita interiore che non può mancare neanche da chi soprattutto è impegnato in assetti sociali o politici. Anzi, proprio per questo mi permetto di dire, io sono molto preoccupato che all'interno di quelle che sono le strutture politiche manchi totalmente una dimensione
di spiritualità culturale. L'impoverimento è tale che ne vediamo poi gli esiti. Proprio domani uscirà su Repubblica un mio articolo su questo tema, perché credo che se è venuta a mancare la trasmissione, se è venuta a mancare l'educazione, se continuiamo a dire che questo è il tempo della responsabilità, ma in realtà siamo incapaci ad assumere le responsabilità, non è perché ci manchino le idee o i percorsi, ma ci mancano le radici, ci manca l'humus, ciò che nutre i percorsi che dobbiamo fare, che è la vita interiore, che è la vita spirituale. Quindi c'è stato un mutamento che, per quel che vedo, Torino Spiritualità ha abbastanza assecondato, dando sempre di più spazio a una spiritualità antropologica e non chiudendo, ma lasciando da parte una spiritualità più teologica. Non poteva essere diversamente, anche per intercettare i bisogni della società. Certamente per Torino Spiritualità, è l'ultima cosa che dico, io credo che dovremmo come comunità tentare, so che è difficile, ma tentare una domanda e di conseguenza una risposta. Come Torino Spiritualità può coinvolgere le nuove generazioni, i giovani? Perché certamente è mancata la trasmissione. Le nuove generazioni, soprattutto la generazione dei millennial o quella zero, Z, si presentano con altre linee di ricerche. Io credo che Torino Spiritualità come comunità debba interrogarsi come è riuscita a evolvere in questi 18 anni, cercare delle vie di sbocco per intrigare anche i più giovani, per poter avere davvero la possibilità di trasmettere questa urgenza della vita interiore alle nuove generazioni, che sono sempre più attanagliate dalla tecnologia, sempre più appiattite su internet, piene di informazioni, ma sempre più restie a pensare. Senza pensare non c'è spiritualità. Sant'Agostino, andiamo a cercare in esteriore o per cui sposto semplicemente l'attenzione a una dimensione più primitiva della pelle, che mi sembra importante, soprattutto mi sembra importante dopo che abbiamo vissuto la pandemia, la quale, se voi state ben attenti, ci ha esercitato alla distanza, ci ha esercitato in nome di una preoccupazione dell'immunitas a non fare la communitas. Poche relazioni, sensazione sempre di sovraffollamento, crescita della diffidenza verso l'altro e soprattutto per il nostro corpo una preoccupazione che imbarazza il contatto con la pelle altrui. Ancora adesso io vedo ormai, speriamo, ma insomma, sufficientemente fuori dalla fase veramente allarmante della pandemia, al momento che dobbiamo salutarci esitiamo
ad abbracciarci, esitiamo alcune volte a darci la mano, continuiamo come nel tempo della pandemia a darci un colpo di gomito. È significativo questo. Abbiamo assunto delle abitudini di distanza e quindi la pelle in qualche misura richiede di non essere toccata e non vogliamo toccare la pelle altrui. Ora, io ho sempre meditato sui sensi umani, è una delle mie fissazioni fin da giovane. Ho anche scritto un libro che giace in un cassetto da 52 anni e che non ho mai avuto la possibilità di pubblicare perché penso sempre che debba dire qualcosa di più sui sensi umani. Ma il senso primitivo che è in noi, il primo, è il tatto ed è esercitato dalla pelle. Se c'è una cosa che ci accomuna con gli animali è il tatto. Noi diamo molta importanza nella nostra cultura occidentale alla vista e all'udito. Ciò che abbiamo visto, ciò che abbiamo udito in tutta, oserei dire, la tradizione intellettuale, la tradizione spirituale, sembrano essere le cose più determinanti, quelle che ci portano alla verità. Ma in realtà la prima cosa che ci porta alla verità è la pelle, è il tatto. Io sento l'altro, tocco l'altro, la presenza dell'altro è il tatto, e il tatto è una prima forma di comunicazione prima ancora del linguaggio, per cui dovrebbe essere uno dei sensi ai quali facciamo più attenzione se non vogliamo essere rozzi, se non vogliamo essere incapaci a relazionarci, se non vogliamo essere soprattutto gente che ha paura della bellezza. Io credo che chi ha paura della bellezza odia assolutamente il tatto e odia la pelle. Ma pensateci un momento. Quanto un bambino ha bisogno del tatto e di essere sentito attraverso la pelle dalla madre, dai genitori, da chi gli sta intorno. Vive se lo toccano. Se non lo toccano un bambino non vive. Ci sono bambini traumatizzati e si scopre che sono nati ma che i genitori li hanno mai toccati. Non hanno mai avuto quel senso di comunicare col tatto a un bambino. Permettetemi di pigliare un vecchio, anche preda della demenza o dell'Alzheimer. L'unica cosa che possiamo fargli è una carezza. E le scienze mediche, per quel che hanno scoperto finora all'interno di queste malattie, è che certamente il tatto dice ancora loro qualcosa, dà comunicazione. Importantissimo per un vecchio che avete in casa malato di Alzheimer, toccarlo, fargli una carezza. Non potete più comunicare, magari non riesce neanche più a vedere, a focalizzare, ma toccare. Ah, è molto importante toccare. La pelle non è semplicemente un contenuto che come un sacco tiene muscoli insieme e ossa, ma è veramente ciò che segna la possibilità dei rapporti, delle relazioni tra noi e gli altri. Vorrei solo dirvi di pensare come all'interno della relazione per eccellenza che richiede il far l'amore, il tatto è il senso che è più esaltato. Quando Giovanni Paolo II ebbe il coraggio di dire
che l'unione sessuale è una liturgia dei corpi, è una vibrazione armonica della pelle, scandalizzò molti che un papa dicesse questo. Stava parlando certamente della visione cristiana, ma ha detto qualcosa di molto importante che ci ha riportati a considerare la nostra pelle, il toccare. A me non può non venirmi in mente di fronte a questo titolo, questa provocazione, la scena finale di Gesù risorto nei Vangeli, questo racconto straordinario in cui lui è semplicemente un giardiniere, né più né meno, attenzione, e Maria di Maddala si avvicina per abbracciarlo, e voi sapete che lì scocca il famoso non li metangere, non mi toccare. Attenzione, quasi una nostalgia di Gesù che vorrebbe continuare ad essere toccato come era toccato prima, ma ormai è morto ed è risorto in un'altra dimensione. Ma la ricerca di una comunicazione di cui si ha quasi bisogno attraverso il toccare. Ho scritto tanti anni fa un articolo sul toccare di Gesù nei Vangeli che fa impressione. Tantissime volte Gesù tocca, potrebbe operare senza toccare, eppure tocca la bocca, tocca gli occhi, tocca le persone. E pensate voi, nelle vostre solitudini, quante volte avete il bisogno di essere toccati? È un bisogno. Abbiamo bisogno di essere toccati. Non ci basta che ci rivolgano la parola, non ci basta che ci rivolgano lo sguardo. Abbiamo bisogno di essere abbracciati. Abbiamo bisogno di una carezza. Abbiamo bisogno che la nostra testa sia presa nelle mani di qualcuno. Abbiamo bisogno di un bacio. Ecco, vedete come la pelle è veramente una beatitudine. È una beatitudine. E dovremmo noi avere questa cura, questo senso, che lì stanno le relazioni. E certo l'altro con la sua pelle, invece di vederne il colore con i pregiudizi, mi riallaccio al discorso di Antonella Parigi, quando vediamo la pelle dovremmo proprio vedere la possibilità della vicinanza e di toccarlo. Se noi arriviamo a toccarlo, cadono i pregiudizi. C'è una grande metafora all'interno della tradizione cristiana, ma per me è significativa. La conoscete tutti. San Francesco si converte davvero quando arriva a baciare un lebbroso. Una pelle dilaniata, una pelle schifosa, una pelle puzzolente come quella del lebbroso. Ma lui non è davvero convertito fino a quando non abbraccia e non bacia il lebbroso, e lo dirà per tutta la vita. Che è un gesto indubbiamente folle, contro ogni precauzione di immunità, ma che indica: voglio la relazione ad ogni costo. Voglio entrare nell'empatia addirittura con la mia pelle, perché la pelle poi è quella che trascina dietro di sé tutto. Quando noi parliamo e diciamo questo l'ho vissuto sulla mia pelle, non significa che l'abbiamo vissuto esteriormente, l'abbiamo vissuto con tutto il nostro corpo, con tutto il nostro essere. Ecco, ricordarci di questo anche a livello
a livello di società, quindi a livello vero politico, che non dobbiamo aver paura dell'altro. E soprattutto il colore della pelle, la differenza della pelle, le note della pelle o le forme della pelle non ci devono bloccare, la relazione ci deve essere. Incrociare le mani, dare un bacio, fare una carezza, deve essere possibile tra noi umani. Perché lì noi affermiamo davvero la nostra dignità, chi noi siamo, e stabiliamo, facciamo il primo passo che fa cadere i pregiudizi. Perché siamo abitati tutti da pregiudizi e i pregiudizi non cadono mai finché con gli altri non si ha il coraggio di toccarli, finché con gli altri non si ha il coraggio di mangiare lo stesso cibo, che ancora una volta è condividere col corpo la stessa cosa. Questo mi sembra importante, questo tema della pelle all'interno di una vita spirituale non è un tema periferico, è un tema che ci riguarda tutti. E purtroppo la distrazione o l'oblio di questo tema rende alcune persone focomeliche, non focomeliche negli arti, focomeliche nella comunicazione, focomeliche nei sentimenti. E quando entriamo in relazione sentiamo più la mancanza che non la pienezza. La vita spirituale richiede assolutamente questo riconoscimento della pelle, assolutamente. Non possiamo evadere questo tema.